mondiale di quest'anno se si escludono le intrusioni occasionali di team come Williams e Benetton. Stavolta però il miglior tempo non è andato al solito Senna, ma all'austriaco Gerhard Berger, che con il tempo di 1.51.211 alla media di 224 km orari ha strappato la pole position provvisoria ad Alain Prost e alla sua Ferrari, che dispone in Belgio del nuovo motore 0.37 potenziato e riveduto dopo la magra rimediata nel Gran Premio d'Ungheria. Sul morale del pilota francese ha sicuramente influito il nuovo contratto stipulato con la casa di Maranello, per la quale correrà anche il mondiale del prossimo anno, cosa che d'altra parte non era mai stata messa seriamente in discussione. Dal canto suo, Senna, attuale leader della classifica del mondiale piloti con 10 punti di vantaggio proprio su Prost, ha ottenuto in questa tornata d'apertura di prove il terzo tempo con 1.52.278, ma è chiaro che il suo attacco all'ennesima pole della carriera arriverà tra poco nel corso della seconda e definitiva sessione. Quarto si è piazzato Mansell sull'altra Ferrari con 1.52.601. Miglior italiano della giornata il veterano Riccardo Patrese su Williams, che ha ottenuto l'ottavo tempo, staccato però di oltre 3 secondi da Berger.